Attenzione, sta per cominciare! Kappa Production! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Piante contro Zombie, la battaglia di Neighborville. Allora ragazzi, io attualmente in questo mese ho già fatto, ho completato il festival di attuale. Ho sbloccato il nuovo costume per la sparasemi, ma oggi vi farò vedere una vecchia mia mini clip di una bella partita con i personaggi difensivi. Ora guardate un po' cosa selezionerò. Selezionerò la ghianda e faremo questa partita su Gnomba, che è stata molto particolare perché è stata una partita con la rimonta fino alla fine. Guardate un po', io entro e già stanno facendo fuori uno degli spaventapasseri. Ecco qui, purtroppo ci riusciranno adesso. Guardate un po' quanti tipi ci sono. È terribile. Ebbene ragazzi, purtroppo devo dire che questo gioco dal punto di vista degli aggiornamenti non sta facendo più grossi aggiornamenti. Dopo la mappa che vi ho fatto vedere, con il nuovo festival non sono state introdotte abilità alternative, non sono state aperte zone nell'hub, niente di che. Infatti è molto strano, ma mi aspetto insomma qualcosa di grosso per il futuro, anche una release di una nuova pianta, visto che adesso ci sta uno zombie in più, ma per ora niente. Allora, state vedendo che io inizio la partita alla grande con il troncone. Ora, questa partita è stata fatta prima anche degli aggiornamenti che ci sono stati di danno e cose varie. Infatti io non so qua che livello sia attualmente. Comunque state vedendo che al momento sto facendo i culi, anche se la squadra sta perdendo, perché stiamo 3-1. Qui non c'era ancora lo scienziato, quello con la sparavapore, perché sennò sarebbe stato sgravo. Ora intanto qua sono morto da Heinrich 91. E io risuscito ovviamente, perché quando si viene eliminati se non sbaglio, quando si viene eliminati mentre si sta nel troncone, si muore definitivamente. Quantanto qua ci provano nuovamente a rompere le palle. Ora qua sembrava veramente la fine, però non so spiegarvi come, ma qualcuno è riuscito a disinnescare la bomba, la gnomba. Ecco qua, diventiamo di nuovo tronconi obesi. Ecco qui, vedete, mette a segno eliminazioni, 7 di 15, già 7 ne ho fatte. Ora sto guardando a destra che avevo pure la sfida da fare, ma qua intanto ancora questi qua a rompere le balle. Ora voi sapete che il troncone è una classe, la ghianda, è una classe che a me non piace tanto, perché le classi lente, secondo me, con il giocatore più intelligente, possono essere tutte insomma affrontate. Ecco, tra l'altro sono preda di tutte quelle abilità. Ecco, andando moriamo. Sono preda di tutte quelle abilità non rianimabili, sì, quindi non ci si può rianimare. Di tutte quelle abilità che mirano, come per esempio, non lo so, il razzo che tira lo zombie disc. No, non lo zombie disco, l'eroe degli anni 80. Oppure anche preda della stessa controparte, che è la navicella. Ecco, questa qua che state vedendo, che ha fatto il raggio poco fa. Un'abilità molto forte è quella, ragazzi, ed è anche scomoda per il troncone mirare su, guardare su e cercare di sparargli, è difficile. Ora qua intanto state vedendo che questa tattica che stanno adottando l'altra squadra è molto forte, quella di utilizzare gli scudi da fuori classe per difendere la zona una volta che piazzano la gnomba. Ora per il momento noi non abbiamo fatto niente in questa partita, che però vi dico già che durerà poco. Ora fra poco vediamo se qua questi piccoletti che non si trasformano in navicella muoiono male. Anche questo, siamo già arrivati, ne ho già fatte 17 di eliminazioni. Qua vedete, cioè a motore si fanno le eliminazioni in questa modalità, soprattutto perché puntano a venire dove appunto si piazza la gnomba.
Io non ricordo solo se in questa partita sono fatto diversi vanti o roba simile. Però probabilmente sì, perché come vedete da adesso la partita inizierà a cambiare. Intanto ho visto che uno l'abbiamo fatto saltare in aria. Mi sono perso la scena di quando abbiamo fatto saltare in aria già uno degli spaventapasseri, degli zombie. Ora stiamo facendo saltare un altro. Eccolo là. No, è stata disinnescata. Ora ragazzi, come voi sapete e avete visto dal video prima di questo, purtroppo il gioco, per non farvi stare da soli, mette i bot nelle partite. Ora questa cosa alcune volte può essere positiva, perché vi assicuro che bot certe volte fanno cose tipo che si girano subito di spalle e sparano, quindi fanno delle cose non umane. Altre volte invece può essere negativa, perché i bot comunque sono sempre stupidi, cioè si possono colpire facilmente da lontano, non saltano, tendono a stare fermi più del dovuto, o comunque si vede che mirano quando sparano perché si rallentano, e quindi questo può essere un vantaggio, cioè può essere, è un vantaggio, perché alla fine è molto più facile fare le eliminazioni. Comunque vi possono sorprendere ed eliminarvi in determinate circostanze. Ok, adesso di nuovo ci trasformiamo. Se dovessi dire chi è più forte tra il troncone e il cadetto spaziale, non saprei, perché il cadetto, per il modo di sparare, a me non piace granché. Questo lo ritengo molto più semplice. E sicuramente questo ha l'abilità, quella della trappola linfatica, che è molto... cioè può ancora uccidere diversi nemici contemporaneamente. Mentre la navicella, quell'abilità della navicella che va sopra la vostra testa, a seconda dei casi, ecco. Perché se state in un posto chiuso e sbattete contro il soffitto e siete bassi, il nemico vi può facilmente eliminare. Ma qua intanto siamo stati eliminati da lontano. Attenzione, con... ah, comunque sono primo con 31 eliminazioni. Ok. Oh, attenzione, 1-1, eh. 1-1, siamo agli sgoccioli. Manca solamente uno spaventapasseri degli zombie. A noi è rimasta la B. Ecco, a loro la A. Adesso gli andiamo a rompere le balls. Qua intanto io sparo da lontano. Non tiro nemmeno la trappola piccolina, forse. No, ecco, mo mi trasformo. Quello però potrebbe disinnescare. No, forse abbiamo vinto. Forse abbiamo vinto. Vediamo un po' se vengono a rompere le balls. Sì, mi sa che abbiamo vinto, perché mo metto pure... forse potrei mettere pure la trappola. Però vabbè, eccolo, l'ho messa. Quindi non andrà più nessuno a rompere le balze. Abbiamo vinto questa partita, ragazzi. Avete visto come dal momento in cui sono entrato, e forse sono entrati anche altri giocatori, perché forse stavano giocando in pochi, in meno persone, questa partita è cambiata. Ora vediamo un po' la classifica finale. La tua squadra ha vinto. Yeah. 3-2 sono i punti per ogni spaventapasseri fatto saltare in aria. Vediamo un po'. Eccomi qua. Che cosa ho fatto? Vediamo, perché non lo so. Ah, ho fatto miglior eliminatore. Ok. La serie non l'ha fatta nessuno. Com'è possibile? Nessuno ha fatto la serie di eliminazioni. Strange. Va bene ragazzi, spero che questa piccola clip vi sia piaciuta, e ci rivediamo ad un prossimo video.